La terza edizione dal vivo di Giochi d'un Fiato, la maratona italiana di speedrunning per beneficenza. Infatti raccoglieremo fondi per Medici del Mondo. Siamo al Bologna Nerd. Ultimo applauso, dai. Guarda, l'ho rannato per un pochino sto gioco, so come si comporta, quindi... Oh, fermi! Subito un esperimento scientifico. Si cucina! Stellato. No! L'abito del chef stellato non è mica per caso. Vabbè. Velocemente la storia per spiegare la categoria. Lui è un pelon di nome Wabe Noib, sì. Lavora in un'azienda di mattatoio. Il suo obiettivo è salvare tutti e portarli al torneo di beach volley nella spiaggia. Sì. Quindi any percent, in realtà non salviamo nessuno. Qua voglio salutare questo nostro collega. Allora. No, non è possibile, no. È terribile. Abbiamo 69 impiegati vivi in questo momento. Non so perché applaudiamo, però. Così l'ultima c'è Freddy che ci lascia 25 euro e dice buon compleanno Lucen. Ciao. Infatti è il suo compleanno. Grazie ragazzi. Auguri Lucen. Mi raccomando, donate per salvare gli animali. No, per uccidere gli animali, ovviamente. No, bisogna fargli perdere frame. Decidete voi, io sono neutro in questo. Bene, vado a Brain Molta. È il momento di sapere cosa dice il pubblico. Bisogna salvare gli animali. Allora, gli animali saranno salvati. Va bene. Gli animali salvati si vedono qui. Sì. Qua si vede. Tra poco. Eccolo là. Scappati. A destra. Questo è Ansem, ma in realtà questo non è Ansem, questo è Ansem. Ansem è il vero cattivo di Ansem, questo pelatone qua, perché è pelato è più forte. Wild ci ha insegnato che i pelati sono i capi fortissimi della battaglia. Okay. Quindi il pelato è Ansem, ok? Ansem. Je vous demande juste deux secondes de regarder l'écran de caméra parce que je crois que c'est en train d'expliquer le lore de Kingdom Hearts avec une image qui est absolument grandiose. Magnifique. Bravo, ragazzi. Potete trovare qualche comando utile in chat come punto esclamativo MDM per avere più informazioni su Medici del Mondo. Non hai salvato? No. Poi io, come dicevo, sono uno speedrunner di tanti anni fa e ho sempre sognato un evento del genere. Voglio dire grazie a tutti voi per esserci, perché in Italia non c'era nulla di questo genere e oltre a fare qualcosa di bello ci divertiamo veramente tanto, quindi... Per cui Ansem, che può in terra, può entrare dentro Riku. Dentro Sora c'è Ventus, che è il terzo, ok? Cucimetate, no, mani buchio, nanoni. Nanoni, uscite, sayonara, waitita no, dame nanoyo. Buono, sembra buono, è andato. Io ringrazio Leandro che per il secondo anno, dopo l'esperienza dell'anno scorso, ci ha dato i suoi spazi anche per quest'anno. Evidentemente lo shock è stato talmente forte di aver dimenticato cos'era successo. Facciamo parte del team di Medici del Mondo Italia, ci riempie di orgoglio e essere di nuovo qua, questa volta in presenza fisicamente, ci piace bellissimo. Tantissimo. Stiamo divertendo. Siamo super girato, mi sa che non sa di essersi girato. No. Non è che vedo malissimo. Oh, no, il kick all'indietro a caso. Zitto Mora, zitto. Questa va. È lì. A destra. A difesa. Glielo vado a dire. Aspetta. È che c'è. Come abbiamo trovato questa moneta, non è ovvio. Esatto. Non ci credo. Fate un applauso vero stavolta. Riprovo a riavviare. Dai, vediamo. Ragazzi, non mi licenzio. Io non capisco, vediamo le tende. Perché zombie? Dai, no. Le tende. Due donazioni. Una è di Loshi, che dona 5 euro. E mi chiede di usare questa voce qua per dire: scusi, è qui il torneo di Hello Kitty. No. Vabbè. E nulla, cosa stiamo facendo? Una foto? La quest'anno Giochi d'un Fiato 2024 versione primaverile ha raccolto 3.800
32 euro, per cui un applauso a tutti quanti. Davvero un applauso.